Salve a tutti, bentornati sul canale, qui è Massimo Rea. Oggi andiamo a vedere una strategia creata da me per prendere Terra Luna a sconto. Non esiste, quindi oggi vi faccio vedere la mia strategia migliore per poter prendere Terra Luna a sconto quando ci regala delle correzioni. Andiamo a studiare. Salve a tutti, bentornati sul canale e spolliciate se questo video sarà per voi utile, iscrivetevi se siete nuovi per restare sempre aggiornati. Andiamo a studiare oggi intanto Terra Luna come messa, intanto in termini di Total Value Locked, quindi di soldi locati sulla DeFi, è in continua crescita, infatti è una delle poche piattaforme blockchain che è in crescita rispetto al Total Value Locked. Oggi vi faccio vedere una strategia che utilizza una piattaforma che già sicuramente conoscono tutti, cioè Kushira. Kushira ci permette di prendere già a sconto Luna quando si fa da liquidatore, cioè andiamo a diventare liquidatori per quanto riguarda coloro che hanno messo Luna come collaterale, quindi a prestito, e possiamo prenderlo a sconto, ma non va messo in ogni caso, a qualunque tipo di prezzo, il nostro non andiamo a fare da liquidatore, a qualunque tipo di prezzo. Vi spiego perché. Se io su Terra Luna mi ritrovo sui massimi, quando può avvenire una correzione su dei livelli chiave, per esempio di accumuli come questo, so che qui potrei avere una reazione. Ha senso per me diventare liquidatore se dovesse perdere il 28%? E quindi io lo prenderei con un ulteriore 28% poi di sconto? Sì, perché in quel caso è come se io lo prendessi a questo livello qui sotto, intorno al 28 di nuovo qui, che sarebbe intorno a 45 dollari per azione, per l'una. Quindi se dovesse creare una correzione in questo senso dai massimi, sarebbe l'ideale. Fare da liquidatore quando Luna è sui minimi ha senso? No, perché quando se Luna fosse stato qui e io mi fossi messo su Orca a fare da liquidatore, non avrei ottenuto alcuno sconto perché sotto avevo i massimi accumuli e sarei stato bloccato, statisticamente parlando, ovviamente dai massimi accumuli dei coloro che holdano Luna. Fare holding di Luna sullo spot non ha senso, soprattutto perché se siamo sui massimi, aspettarci una correzione e quindi sfruttare lo sconto che ci permette di ottenere Orca, o in questo caso Kushira, sarà il modo migliore di prendere Luna a sconto. Questo ovviamente se credete nell'ecosistema Terra Luna. Non è un consiglio finanziario, ma è per farvi capire che, ragazzi, in molti mi rendo conto che utilizzano le piattaforme senza ragion veduta e quando andrebbe invece utilizzato, soprattutto quando la price action ci dice che quel prezzo potrebbe essere esteso e quindi se arrivasse una correzione otterrei un ulteriore sconto a prendere Luna con Kushira. Questa era la mia strategia di oggi, spero che sia d'aiuto a chiunque di voi segue il mondo cripto. Io sono Massimo Rea, trader, investitore e sviluppatore dal 2001.